Ehi, la ciurma! Io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio di Mindtest Ita! Come potete vedere qua abbiamo terminato tutto. Cos'è cambiato? Allora, iniziamo con ordine. Qui potete trovare un medium voltage battery box, per cui ho usato uno dei low voltage battery box, quello che c'era rimasto a casa, non so se ricordate. E dopo un po' di lavoro l'ho trasformato in battery box in modo che qui accumuli un po' di energia perché altrimenti i 2700 non riuscivano a soddisfare questo bisogno di energia qua perché mi pare che avessero bisogno di 5200. Di conseguenza, piuttosto che mettermi a craftare a un altro slot di 10 cosi che poi sarebbero dovuti passare da un'altra parte perché quel converter là ne passa solo 2700 a tick. E quindi avrei dovuto farne un altro collegamento, un sacco di casino. Invece quello là accumula energia, che sono comunque 20.000 di energia, e quando devo processare dei materiali c'è abbastanza energia per farlo. Inoltre, allora, qua non ho potuto mettere il stackwise perché ho provato con lo stackwise, ma alla fin fine non controllava che ci fosse spazio nell'inventario, quindi droppava stack per terra. Dopo un po', mentre così, mandandone solo uno alla volta, uno da questa parte e uno da questa parte. Quando parte il successivo, questo ha già finito, quindi ne fa uno alla volta con ordine e non droppa roba in giro. In più questo poi lo passa all'altro che lo cuoce e non ci sono problemi di rapidità, insomma, qua metti il tutto e parte, insomma, e va bene. Qua, forse non vi ho fatto vedere l'altra volta che c'erano da mettere i control logic unit, ma li ho craftati e li ho inseriti in tutti e quattro questi. Qua, oltre a questo sorting tube, ho dovuto aggiungerne altri. Ne ho messi per 8 perché alla fin fine avevo fatto i calcoli forse male e quindi mi sembra che ci siano solo 8 minerali da processare. Se per caso ne avessi bisogno di altri, ho lasciato qua la roba pronta, no? Ci sono solo da mettere i sorting tube. Perché se non ci sono i sorting tube, questi autocrafter sono davvero molto stupidi. Di conseguenza prendevano qualsiasi cosa gli arrivava, che fosse mithril o che fosse altra roba. E quindi non arrivava niente agli altri e non craftavano niente gli altri, craftavano solo il mithril. Di conseguenza ho dovuto mettere questi sorting tube in cui ho impostato appunto che prenda solo quel tipo di oggetto in più che non faccia tornare indietro. Perché sennò certe volte scendeva giù, non poteva scendere giù e tornava indietro. Buonanotte, così si sdroppava un sacco di casini. Ho messo il crafting in tutti questi. Come potete vedere ci sono alcuni lingotti già dentro che però poi spariranno quando raggiungeremo i 9 lingot house, insomma. Qua ho messo degli stackwise, degli itemwise filter injector che sotto hanno delle blinky plant. Sotto ognuno di quelli c'è una blinky plant. E qua altro casino, nel senso che qui venivano sdroppate, l'ho dovuto mettere il sorting tube, come era successo, come ricordasse, per caso vi ricordasse, una decina di episodi fa con la farm semi-automatica di grano che avevamo in superficie, venivano sdroppate tutti per terra, invece così non vengono sdroppati. Poi qua ho voluto aggiungere un altro in modo che se per caso parte un oggetto da qua, là non può andare, qua non può andare, non può andare. Qua magari non sceglieva di andare di qua e arrivava fino qua. Allora gli ho detto, ehi, questo è bloccato e questo è bloccato. Di conseguenza, se arriva qua, l'unica possibilità che ha è quella. E quindi fanno il percorso più breve. Bisogna obbligarli a fare il percorso più breve, ma fanno il percorso più breve. E quindi questo dovrebbe essere tutto. L'ho sperimentato e funziona, nel senso che ho messo a cuocere tutti i materiali che avevo da cuocere, sapete, tutti quelli che avevamo rimasti in polvere, che erano rimasti in polvere da un po' di tempo, li ho mandati tutti là e puff, ecco qua, abbiamo in pratica il tutto bene ordinato. L'unica cosa che non abbiamo automatizzato è il coal, ma non è troppo un problema quello, diciamo. Avevo anche una mezza idea ora di fare una porticina qua dietro in realtà per fare un accesso più rapido a quella zona là perché altrimenti bisogna sempre circumnavigare la casa e quindi forse una porticina da quel lato non sarebbe male anche se sarebbe poco simmetrica. In realtà questa casa non è del tutto simmetrica, poi questa casa andrebbe un po' rifatta in realtà.
O magari mettere un'altra. Potrei mettere altre casette con altri letti, effettivamente, in giro. Per non dover sempre pisolare là, quella me la tengo un po' come base, diciamo, ma scusate un attimo. Ok, ora qua io farei tutto il nostro la nostra carissima costruzione con i blocchi di Lingothouse. Quindi qua direi che bisogna eliminare questa striscia di terra perché è un po' un casino. Però quello possiamo anche non coprirlo e fare una roba di questo genere. Adesso vediamo se ci bastano i blocchi. Perché abbiamo due stack, sì, è vero, ma sono comunque solo due stack. Quindi adesso vediamo. Magari possiamo mettere delle vetrate. Ecco, potremmo mettere delle vetrate così risparmiamo un sacco di lingotti. No, qua dovrei mettere uno spazio di uno davanti almeno. Per permettere un po' di movimento, quindi mettiamo questo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, facciamo l'ingresso lo facciamo di qua, possiamo farlo anche un pochettino più sfalsato di qua, tanto vabbè qua, è un po' claustrofobico in effetti qua, è un po' claustrofobico, potremmo portarlo avanti di 1, che forse è la cosa migliore da fare, perché altrimenti è davvero un po' orribile come cosa. No, davvero proprio bruttina. Sì, ci sarebbe da sostituire il pavimento, ma quello ci pensiamo. A quello ci pensiamo. Possiamo fare poi anche un'altra casetta. Possiamo fare delle casette effettivamente delocalizzate, cioè mettere degli altri letti in modo da poter far passare la notte più in fretta in qualsiasi zona siamo, insomma. Tanto poi non è che abbiamo particolarmente bisogno del punto di spawn, cioè se è qua nelle vicinanze va bene. Anche se non è proprio in quella casetta precisa precisa. Ecco, io qua andrei avanti, farei un po' un'entratina più avanzata, così. Un, due, no. Fare uno più in qua. Tipo così. No, due. Farei una soluzione di continuità, nonostante possa venire un po' a dirupo, diciamo, in modo che sia uniforme qua dietro. Beh, qua potrei fare così effettivamente, qua dietro, in modo che da dentro possiamo vedere quello, ma da fuori non si noti. E sì, qua dietro fare un altro strato così. Più rialzato, insomma, e poi mettere tutta della zona con delle vetrature che di sicuro aumenta l'estetica, diciamo, dell'edificio. Qua non so se mettere una vetratura. Sì, io direi così più vetrature. Nel senso che sì, mi piace. Ecco, qua possiamo anche farlo venire avanti senza troppi problemi e anche così. Tipo così. Qua no, un po' un casino. Dovremmo spostare tutto va, ma sì. Facciamolo, conviene. Conviene assolutamente, perché altrimenti proprio un po' bruttino così diruposo, eh. Facciamo così, Xaus e così. Non sarà al massimo dell'estetica, ma è comunque più carino, più funzionale che non quello che era prima. E qua direi anche facciamo così, copriamo del tutto allo stesso livello. Là non è importante, qua beh, facciamo così. Ma no, anche così ci sta, dai, con uno spigolo un po' così, un po' più pronunciato, ecco. Qua facciamo un po' così. Sì, dai. Ci sta, adesso dobbiamo solo aspettare che cresca l'erba e di sicuro è sufficientemente carino. Ecco, potremmo mettere dei fiorellini davanti. E i vasi ci sono, pot. Pot si chiameranno, no? Sì, ah, solo che serve la clay, porca d'una miseria. Altrimenti abbiamo quelle di plastica. Che vengono fatti con la dirt e la terracotta roof tile. Si fa con la
Uncooked terracotta base con la clay. Ce n'è da di più, effettivamente, perché ce n'è da 8. Però abbiamo sempre bisogno di clay, e qua ce n'è davvero poca di clay. Dovremmo andare a cercare, ma è un casino trovarla, cioè nel senso. È sempre uno sbatti quello di trovare la clay. Perché non possiamo fare dei vasi di... Ma di plastica vera? Ah, ecco, tipo questo. Plastic sheet. Ma qua fa altre ricette? No. Ah, questo qua. No, è un terracotta, effettivamente. Però questo qua, quello verde, ci sta. Possiamo provare a farne uno. Tanto con la plastica non dovremmo avere troppi problemi. Poi adesso facciamo una farm di alberi. E dark green dye non abbiamo assolutamente problemi. Ah no, dark green però. Con cosa si fa il dark green? Non possiamo farlo con il cactus direttamente. Abbiamo bisogno di... due neri. E i neri li facciamo con il coal. Vabbè, sì, non è troppo problematico, però costa di sicuro di più di questo. Ah no, costa di meno perché qua abbiamo bisogno di 3 di coal. Mentre là abbiamo bisogno di 2 di coal e 1 verde. Quindi conviene. Sì, io direi proprio di sì che conviene. Tetto, facciamo il soffitto. Questo possiamo farlo anche così rettangolare, non è che sia chissà che cosa. Quindi, allora direi che 3, 1, 2, 3. Qua solo due, ma me meglio abbondare, dai. Così. Chiudiamo tutto qua. Poi davanti verrà ancora più vetratoso, quindi... No, forse ci bastano, alla fine, i blocchi. Non sembra, ma... Poi tanto quelli di tin non li usiamo praticamente a nulla. Cioè, oltre che per le batterie, non serve molto la tin. E quindi buono. Però quelli angolari non vorrei metterli perché adesso abbiamo l'opzione per il vetro unito. E con il vetro unito è più carino metterlo intero, diciamo, che non abbia degli spezzoni con gli angoli, con le pareti angolari. Un tempo mettevo gli angoli perché davano una forma più stabile, diciamo, all'edificio. Mentre invece io adesso preferisco, tendo abbastanza a non metterli. Poi non so, ditemi anche un po' voi cosa ne pensate al riguardo. Io credo che sia più carino senza, con il vetro connesso. Perché appunto dà un'idea completa, diciamo, di vetro connesso. Mentre invece poi altrimenti resterebbero quegli angoli là che sono un pochettino... Posso mettere però una finestra con sopra del... c'è una porta con sopra il vetro. Boh, adesso vedremo. Intanto facciamo così. Cioè chiudiamo il tettuccio in questo modo. No, forse non ci bastano. Forse non ci bastano. Può darsi che non ci bastino. Io ho il terrore che questi siano più di 45, eh. No, ho abbastanza la certezza che siano più di 55. Non riusciamo a chiudere. Ragazzi, non riusciamo a chiudere. E se facessimo un soffitto di vetro? La parte centrale di vetro, tipo quella là? Anche come soffitto? Tipo così, ecco. Lasciare un bordo di 2. No, neanche di 2, perché forse... Perché non ce la faccio neanche di due, temo. Perché c'ho ancora un lato lungo da fare là. Fare un bordo di uno e il resto di vetro, sì. Ci sta, dà comunque il senso di una cosa di minerali, di tecnologia e tutte queste cose, insomma. Devo mettere un po' di luce dentro per illuminare il tutto. Però adesso quello ci si pensa, nel senso che non è una cosa urgentissima. Sì, sapete qua che cosa ci conviene fare? Ecco. Altrimenti diventiamo vecchi. Grazie, Mining Grill.
Però l'entratina la lascerei coperta così. Direi. Mi sembra che sia più carina in questo modo. Coperta. Ok, adesso mettiamo un po' di torcia a caso, poi dopo penseremo bene all'illuminazione. Cioè, non lo so in realtà, magari non ci penseremo mai. Però per ora pensiamoci così. Tra l'altro, come soffitto è abbastanza alto anche per poter saltare sopra quei tubi là e non doverli aggirare sempre. Una porta. No, qua sarebbero due porte. Ho fatto per due porte, 2, 4, 2, 3 però, eh. Quindi così. Scusate ragazzi, interrompo un attimo, ci troviamo tra un secondo. Rieccoci qui! Allora, in pratica, ho craftato semplicemente due porte, ho preso il vetro, ho preso delle porte della Home Decor che mi sembrano davvero un sacco carino. E anche il suono personalizzato, cioè. Poi questa qua di vetro mi sembra che stia particolarmente bene qua, ma forse è meglio metterla così. Così, sì. Perché là davanti non mi piace particolarmente, cioè qua. Messa là. No, ma sto sbagliando. Così. Così, sì. Sì, decisamente. Ok, mo basta, vediamo di occuparci del vetro che è meglio. Ho messo a cuocere anche un po' di desert sand per farne un po' di più perché non ne abbiamo particolarmente tanto di vetro, quindi. Ma sbaglio o ho cambiato la texture del vetro? Mi sembra più carino. Mi sembra più cubetto, cioè il margine è più grosso. A voi non pare? Forse è solo una mia impressione. A me sembra che la texture sia leggermente cambiata. Solo leggermente, però. Sì, cioè nel senso, però cambiata. L'aspetto comunque mi sembra carino di come sta venendo il tutto. Mi sembra una cosa alquanto futuristica e. GG, secondo me ci sta un sacco. Poi è leggermente rialzata, quindi secondo me da lassù risulterà anche molto. Molto carina. Kaiser, sono caduto di sotto. Una miseria. Allora, qua. Così, vediamo se si chiude bene. Sa un po' di serra effettivamente, però non mi sembra male. E forse è quella che mi piace di più come porta della Home Decor, perché ho provato a guardarle un attimo, ma le altre sono tutte molto lignee. Però i legni, quelli della Mortries, mi piacciono e non mi piacciono, nel senso che hanno comunque un aspetto particolare e non è detto che a tutti piaccia, insomma, quel tipo di aspetto che hanno. Chiudiamo anche di qua. Vediamo magari di non cadere. No, ancora un po' di margine ce n'è. Se no c'è poi da fare tutto il giro. Allora, mettiamoci qua per essere sicuri. Poi sì, quelle striature non sono al massimo del vetro. Però. Wow, c'è un effetto davvero. Sì. Mi piace come effetto. Adesso vediamo anche fare il soffitto come viene. Fatto così. È un edificio praticamente solo di vetro. Potremmo farci anche tipo una cupola sopra.
dite? Sarebbe carino con una cupola. Con una cupola sopra. Però no, forse non è questo l'edificio in cui farlo. Forse potremmo fare una torre, quello sì. No, ma stiamo finendo tutto il vetro qua. Fortuna che non ho messo uno staccafando, sì. E poi, boh, sì, ci sarà da fare un po' di sabbia. Siamo quasi, ancora un attimo, poi andiamo a controllarlo da lontano per vedere come risulta. Però che forse non risulterà particolarmente bene perché dovete trovare ancora un pavimento adatto a tutto questo. E alla fine ci sono andati praticamente 3 stack. Praticamente 3 stack intero. Però mi piace, è molto soleggiato come zona. Cioè nel senso, un sacco luminosa. Mi ispira perché ha un aspetto abbastanza futuristico, no? Con tutta la luce, tutto quel vetro, il metallo. E secondo me ci sta bene con il trattamento di metalli. Con tutto quello, insomma, come lavoro. Ok, prova del 9. Ce la fai? Sì. Ragazzi, direi che l'edificio è approvato. E boh, con questo allora io vi mando un gran salutone, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ah, vi ricordo anche che c'è anche la pagina Facebook se per caso voleste seguirmi anche lì per essere sempre aggiornati. Io vi saluto, ciao a tutti!